tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Nintendo Rincallito. Oggi, grazie al permesso di Game Explain, andremo a dare un'occhiata a uno dei primissimi gameplay girati direttamente dalla Nintendo Switch durante il PAX East che si è tenuto a Boston poco tempo fa. In questo gameplay andremo a dare un'occhiata ad alcune delle nuove funzionalità che ci sono all'interno di Animal Crossing New Horizons. Naturalmente ci saranno tantissime novità. In più andremo anche a dare un'occhiata all'interno della casa, quindi come poi si potrà modificare in un modo molto più semplice, molto simile da Happy Home Designer, e anche un po' un'occhiata al museo e a altri negozi, quindi non vedo l'ora di dare un'occhiata a Animal Crossing New Horizons in anteprima assieme a voi. Quindi mi raccomando, guardate tutto il video perché è pieno di novità, e mi raccomando, guardate anche il finale, la scena finale, perché ci ho messo tanto tanto tempo a farlo e secondo me è veramente molto molto carino. Quindi adesso andiamo subito a vedere questo nuovo filmato. Eccoci qua nella primissima scena, vediamo la ragazza che cerca di raccogliere del legno da un albero con l'ascia, ma scuotendo l'albero cade un alveare di vespe e quindi deve cercare di scappar via come negli altri titoli, però non ci riesce non essendosi rifugiata in un edificio, oppure ha provato a catturarle con un retino. Dopodiché in questa scena diamo un'occhiata all'inventario delle lettere che non abbiamo ancora visto, e finalmente tutte le nostre lettere verranno conservate nello stesso posto. Infatti, se guardate in basso a sinistra, dice che abbiamo 33 lettere su un massimo di 300. Troviamo ad esempio una lettera della mamma, una dall'Accademia delle Belle Case, un'altra dalla banca di Nook. E naturalmente, come possiamo vedere, ci sono anche diversi regali allegati. Quindi adesso andiamo a dare un'occhiata a questi regali. Quindi, aprendo il primo regalo, troviamo il set di candela da candela di mamma, che suppongo sarà una nuova serie di mobili, un nuovo set di mobili, tutto nuovo. Dopodiché in questa scena vediamo il menu per costruire i mobili nella nostra officina, vediamo anche un sacco di mobili fatti di legno, in particolare come questo qua è una nuova serie di mobili che si chiamano i mobili blocco di legno. Dopodiché, sempre in questa schermata, vediamo un set da picnic per esterni, lo fa vedere proprio ora. E la cosa molto particolare è che vediamo un nuovo tipo di materiale, cioè i petali di ciliegio, cherry blossom petal, che mi chiedo come possono essere raccolti, magari quando i ciliegi saranno in fiore potremo raccoglierli. In questa quarta scena possiamo dare un'occhiata all'interno della nostra abitazione, nello specifico nella modalità arreda, che è molto simile a come potevamo arredare le case dei nostri vicini, dei nostri amici animali all'interno di Animal Crossing Happy Home Designer. In questa modalità possiamo selezionare i mobili dalle nostre tasche o dall'inventario e sistemarli con una visuale più dall'alto. Ad esempio, possiamo anche notare che una nuova cosa che si può fare all'interno di Animal Crossing è spostare i mobili di mezze misure. Infatti, se guardate di fianco i mobili, ci sono dei quadratini un pochino più piccolini che quindi vanno a indicare mezze misure. Mi chiedo se magari in futuro esisteranno dei mobili con quella dimensione. Nella quinta scena vediamo il nostro personaggio che personalizza lo stereo blocco che abbiamo prodotto prima con dei set da personalizzazione che possiamo comprare da Marco e Mirko. Con questi possiamo ricolorare il mobile e, come si può vedere in questo caso, ne servono 4 per ricolorare questo mobile. Rientrando in casa, volevo farvi notare un dettaglio che ho notato di recente. Quindi adesso, entrando nella seconda stanza, possiamo vedere che ci sono nelle finestre più o meno delle tende. Non ho idea se si possono chiudere né personalizzare, però spero che si possano usare un po' come è successo in Animal Crossing Happy Home Designer. Spero proprio che succeda così. E in più ragazzi, non so se lo avete notato, ma finalmente possiamo posizionare anche dei tappeti all'interno delle nostre stanze, il che devo dire che è veramente fantastico, specialmente nella stanza subito prima dove c'è ad esempio una bolla con scritto Welcome. Dopodiché qua riusciamo a dare un'occhiata per la prima volta all'interfaccia dello stereo. Come potete vedere, in quell'interfaccia c'era la figura dell'album che noi quindi potevamo selezionare e potevamo pure aumentare o diminuire il volume. Eccoci qua, vediamo per la prima volta il negozio
di Ago e Filo, quindi delle sorelle Agostina e Filomena, e possiamo vedere che è molto più bello naturalmente dei giochi precedenti. Quello che noto è che quando si acquista un abito, come in questo caso, questa specie di cappello Wooster, questo accessorio non è che non diventa più disponibile una volta acquistato, ma rimane se si vuole magari acquistarne un altro. Si possono anche vedere, adesso li andremo a vedere tra un attimo, due manichini sulla sinistra che naturalmente abbiamo già visto in Animal Crossing New Leaf, però questa volta vengono utilizzati all'interno del negozio per mostrare altri abiti che sono disponibili. Naturalmente poi in questo video non lo possiamo vedere, però è anche disponibile una cabina di prova per provare ancora altri vestiti che non sono in esposizione. Eccoci qua, quindi adesso andiamo a dare un'occhiata alla bottega di Marco e Mirko. Naturalmente essendo Tom Nook occupato all'interno del municipio, Marco e Mirko saranno coloro che si prenderanno cura della bottega. E quindi, come potete vedere, ci sono molti mobili in vendita e quando si parla con loro si possono chiedere di vendere degli oggetti, naturalmente il prezzo delle rape, oppure quali sono gli oggetti che vengono pagati di più in quel giorno, un po' come succedeva in Ricicla e Ricrea con il cartello subito fuori dal negozio. Adesso vediamo che il personaggio va a vendere 10 arance e come possiamo vedere Marco e Mirko gliele pagano 1000 stelline, quindi naturalmente possiamo notare che le pagano solamente 100 stelline l'una, essendo il frutto nativo dell'isola. Naturalmente, come negli altri giochi, se andremo a prendere della frutta esotica o comunque non nativa della nostra isola verrà pagata molto di più. Marco e Mirko oltretutto qua ci hanno appena ricordato che la frutta la possiamo anche mangiare per ottenere energia per ad esempio rompere una roccia o scavare un albero. Qua possiamo vedere l'armadio giusto per pochissimi secondi in fondo al negozio, dove vengono venduti degli utensili come il retino, la canna da pesca, la pala e molto altro, e anche altri oggetti come le medicine, l'ombrello e dei fiori o dei germogli di albero. In questa scena ad esempio vediamo due personaggi che usano la ruota delle emozioni, che è una novità all'interno di Animal Crossing New Horizons, e poi qua diamo un primissimo sguardo alla modalità foto, quindi con ZL possiamo modificare il filtro applicato alla foto, con L possiamo scegliere una cornice che vogliamo utilizzare, come ad esempio questa cornice cinema, con ZR si possono usare le emozioni che abbiamo già visto prima, con R si richiama l'attenzione del personaggio con questo fischio che abbiamo appena sentito, così che possono guardare verso la nostra fotocamera, con X si aumenta lo zoom e invece con Y si diminuisce, e come abbiamo appena visto con il più si possono scattare le foto. Adesso qua diamo un primo sguardo al passaporto, che funziona un po' come la carta d'identità in New Leaf. In alto ci si può impostare, come in questo caso, la frase personalizzata. Subito sotto vediamo il nome della nostra isola e il frutto nativo, in questo caso l'arancia. Sotto possiamo impostare un titolo che preferiamo. Subito sotto c'è il nostro nome e infine c'è la nostra data di nascita e in basso a sinistra la data di registrazione, cioè il giorno in cui abbiamo iniziato la nostra avventura all'interno di Animal Crossing New Horizons. Eccoci qua all'interno del museo e devo dire che è veramente meraviglioso ed è uno dei luoghi che ha subito un maggior restyling all'interno del gioco. Qua ad esempio siamo nella sala dei fossili e possiamo finalmente vedere i fossili nella loro grandezza naturale, e se ci posizioniamo, come è successo ora, in uno dei cerchi blu possiamo avere una visuale intera della sala, come in questo caso, che quindi devo dire che è veramente stupendo e ci dà una visione più per intero del museo. In questa scena vediamo una chiacchierata con uno dei nuovi personaggi che si chiama René. Ci spiega con entusiasmo che è finalmente riuscita a liberarsi della vita da tenda e ora ha una casa tutta sua, proprio come facciamo noi all'interno della storia. Dopodiché qua diamo un'occhiata a tre prospettive diverse che possiamo scegliere. La prima è la prospettiva normale, poi abbiamo una prospettiva più dall'alto che ci aiuterà magari a vedere oggetti che altrimenti non avremmo visto, e infine la terza è la prospettiva più da vicino, ad esempio per fare delle foto. Quest'ultima scena che vediamo
Vediamo Gulliver che naturalmente, come in tutti i giochi della serie, si è spiaggiato sulla nostra isola. Adesso, provando a risvegliarlo, ci dice che il suo che vuole chiamare i suoi amici di ciurma, ma il suo comunicatore è rotto. E quindi lui poi ci chiederà di cercargli le 5 parti mancanti nascoste sotto la sabbia. Quindi, come potete vedere, adesso cerca di chiamare, ma come potete vedere c'è quella nuvoletta sopra il comunicatore che quindi ci indica che non funziona. Naturalmente lui è disperato e oltretutto ci dice che ha poco tempo, quindi dovremo cercare questi pezzi molto velocemente. E da quanto ci dice, mi pare che siano nascosti all'interno di alcune crepe, un po' come i fossili sotto la sabbia. Quindi devo dire che anche questa cosa qua è molto interessante ed è un nuovo modo per aiutare Gulliver invece che solamente dirgli dov'è diretto. E un ultimissimo dettaglio che vi voglio far notare è quell'ombra del palloncino che sta volando sopra di noi. Mamma mia ragazzi, quante novità che abbiamo appena visto per questo nuovo Animal Crossing New Horizons. Non vedo veramente l'ora di giocarci, sono super eccitato di provarlo. Ringrazio di nuovo Game Explain per avermi fornito e dato il permesso di utilizzare questo gameplay che hanno registrato loro durante il PAX East di Boston. E ringrazio voi per aver guardato questa puntata e mi raccomando, non perdetevi la mia nuova sigla finale per i miei video. Ciao ciao!